L'Associazione Culturale Pedagogica I Colori del Sole a Tortoreto inizia il percorso del 2016 con una conferenza qui all'ARIT di Tortoreto Lido. Il primo tema che affronteremo, che vi documenteremo, riguarda il tema della scuola Ankuran in Nepal. Sarà la cofondatrice Deborah Jacob a illustrare proprio il percorso in Nepal. Questo ci dà l'occasione anche di presentare l'Associazione Culturale I Colori del Sole e di illustrarvi quelle che sono le tematiche di questa scuola di ispirazione steineriana. A questa serata ha dato il proprio patrocinio il Comune di Tortoreto e quindi ascolteremo anche la voce istituzionale del Vice Sindaco Tarquini e dell'Assessore alla Cultura Arianna Del Sordo, ma anche i contributi di questa serata, di cui vi documenteremo quelli che sono i temi che verranno affrontati. Buonasera e benvenuti. Mi presento. Sono Margherita Di Fabio, portavoce dell'Associazione Colori del Sole, che qualcuno di voi già conosce molto bene e qualcun altro è in procinto di scoprire. E questa è la sera giusta per comprendere qual è lo spirito che muove la nostra associazione fin dai primi giorni della sua fondazione. Siamo nati da circa 3 anni, sostenuti da un'idea comunemente sentita da molti genitori, e cioè l'idea di poter organizzare e vivere insieme ai nostri figli uno spazio educativo sereno, aperto e creativo. La nostra ricerca ci ha portato come gruppo a conoscere i metodi e i contenuti dell'educazione steineriana e da questa filosofia educativa e scuola di pensiero abbiamo ispirato la nostra attività. Rispettando quindi nelle materie educative un indirizzo steineriano e recuperando aspetti fondamentali della nostra tradizione territoriale, abbiamo fondato una scuola parentale che abbiamo gestito in questi 3 anni con molto impegno e con grandi soddisfazioni. La nascita di questa scuola ha destato molta curiosità e ci siamo ritrovati ad avere numerosi compagni di viaggio interessati al progetto. Questa forza e questo coinvolgimento ci ha spronato ad ampliare ancora di più il progetto scolastico, rendendolo più completo e godibile da genitori e da bambini. Infatti, si è deciso di collocare la nostra scuola all'interno di una fattoria sociale gestita da genitori stessi e che ci permetterà di avere a disposizione un rapporto immediato con la bellissima natura che ci circonda e di mettere a disposizione dei piccoli un ambiente verde, spazioso, rigoglioso, ove compiere le prime esperienze di vita e raggiungere le prime conoscenze. Abbiamo potuto constatare quanto sia a volte impegnativo e quanto spirito di responsabilità sia necessario per organizzare un percorso così bello e stimolante. Ma anche in questi 3 anni abbiamo saputo godere della gioia e della soddisfazione che si provano ogni qualvolta il nostro gruppo ha saputo compiere un passo avanti con successo per il benessere di tutti e soprattutto dei nostri bambini. I nostri sforzi sino ad oggi sono stati ampiamente ripagati. Oggi possiamo tornare ad approfondire nuovamente il tema del percorso di realizzazione e a valutarne attentamente gli aspetti più interessanti, grazie alla presenza di Deborah Jacob, cofondatrice della scuola Ankuran in Nepal. L'esperienza di Deborah, così profonda e sentita, sarà per noi certamente ricca di spunti e suggerimenti, poiché sarà lei stessa a raccontarci come in un luogo così lontano e così diverso dal nostro sia riuscita a realizzare un progetto simile a quello che tutti noi abbiamo sognato per le nostre famiglie. Molto brevemente vi accenno alcune notizie sulle attività che svolge Deborah prima di lasciarle la parola. Deborah Jacob è nata nel 1979 ed ha frequentato la scuola Rudolf Steiner di Lugano sino alla 12ª classe. Diplomata per l'insegnamento nelle classi elementari, ha condotto una pluriclasse dalla prima all'ottava nella scuola Steiner di Locarno. Negli ultimi anni dell'insegnamento, durante un viaggio in Nepal, ha vissuto incontri e maturato consapevolezze che l'hanno portata ad impegnarsi nella fondazione della scuola Ankuran. Si reca in Nepal ogni anno per alcuni periodi per seguire la formazione dei maestri.
Ringraziamo il Comune di Tortoreto e la presenza dell'assessore alla cultura Arianna Del Sordo e del vice sindaco Massimo Tarquini e il maestro Alessandro Galli per la sua costante collaborazione. Dell'associazione I Colori del Sole, della scuola presente sul territorio di Tortoreto, ne parliamo con il vice sindaco di Tortoreto Tarquini, anche assessore alla pubblica istruzione. Rapporto e un commento a quella che è la presenza dei Colori del Sole a Tortoreto. Per l'amministrazione comunale di Tortoreto non c'è stato alcun dubbio nel concedere il patrocinio all'associazione Colori del Sole per l'ennesimo evento formativo ed educativo per la nostra collettività. È chiaro che personalmente ritengo di grande rilievo l'iniziativa, soprattutto se si tiene conto della portata educativa dell'evento. Teniamo presente che viviamo una società dove la tecnologia ci costringe a rincorrere continuamente il ruolo di genitore e di educatore, quindi anche per il sottoscritto è importante tenere presente le modalità di crescita e di sviluppo dei bambini, soprattutto i loro bisogni, e in modo tale da poter capire meglio quali sono anche le modalità per farli emergere nella vita quotidiana. La presenza dei Colori del Sole pone anche Tortoreto un po' all'avanguardia dal punto di vista dell'istruzione. Sì, oltre all'offerta educativa e dell'istruzione a livello territoriale, il nostro comune effettivamente avere un'esperienza di una scuola steineriana è un punto di grande valore, un valore aggiunto per tutta la collettività. Di questa prima conferenza curata dai Colori del Sole ne parliamo con Arianna Del Sordo, assessore alla cultura. Questo è un primo appuntamento a cui l'amministrazione comunale di Tortoreto ha partecipato intanto con il patrocinio. Assolutamente sì, e non solo con il patrocinio, ma siamo qui proprio per testimoniare il nostro sostegno all'associazione Colori del Sole, che sono qui a Tortoreto, e all'opportunità di frequentare una scuola steineriana. Il tema di questa sera, la scuola Ankuran in Nepal, è un tema molto specifico, così come saranno specifici e particolari i temi che i Colori del Sole affronteranno poi nel corso dell'anno. Un commento a quella che è la tematica di questa sera. Sì. I Colori del Sole ci propongono sempre temi molto interessanti. Questa sera affronteremo l'esperienza della scuola steineriana in Nepal con una delle fondatrici, quindi siamo veramente anche emozionati e contenti di averla qui con noi. Consideriamo che di scuole ce ne sono 30 circa in tutta Italia e 700 circa in tutta Europa, quindi una è qui a Tortoreto. Non vediamo l'ora anche questa sera di, attraverso l'esperienza diretta della fondatrice, di confrontarci proprio sull'opportunità di apprendere in modo spontaneo tutto quello che succede nel mondo. L'importante è che in questa scuola sono scuole dove si valorizza in realtà tutte le materie artistiche, creative, artigianali, quindi la manualità dello stesso bambino, le lingue straniere, l'alimentazione biologica. L'associazione Colori del Sole ci è sempre vicina proprio con anche dei programmi sull'agricoltura sociale, sul turismo sostenibile e quindi proponendo anche eventi culturali. Quindi questo è un primo appuntamento, speriamo di averne anche altri durante il corso dell'anno 2016. Buonasera a tutti e ancora solo due parole perché mi trovo qui. Vorrei anch'io ringraziare Alessandro Galli, il maestro, che tra l'altro grazie a lui questo progetto che è nato in Nepal ha avuto modo di germogliare, perché oltre ad essere stato il mio docente delle superiori, quindi nelle scienze, filosofia, eccetera, e poi è stato mio collega quando ho avuto le classi medie, e a un certo punto dopo il mio primo viaggio in Nepal con mio padre, che è stato un regalo per i 20 anni che poi abbiamo fatto a 27 anni, quando sono tornata ho sentito un'energia, qualcosa che stava nascendo, e ho raccontato a Alessandro questa mia visione e lui ha detto sì sì vai vai. Però ho detto, ma come faccio? Io sono maestra e non posso andare e fare quel progetto là. E allora ho chiesto negli ultimi 3 anni della classe che ho portato in ottava di potermi assentare ogni anno un mese e mezzo. E
Alessandro Galli ha detto: io ci sarò quando tu non ci sarai. Quindi ecco, sono stata questa mattina nelle classi e trovo che veramente auguro a tutti voi tanta energia e forza, perché è una bellissima iniziativa, e quindi bene, adesso vi porterò invece in un altro paese. In questo paese, come chi avrà viaggiato conosce bene, si saluta Namaste, che significa riconosco il divino in te. E così che si arriva, e il Nepal si trova al nord dell'India, tra la Cina, il Tibet e l'India, un po' come un sandwich, un pochino, infatti vive queste due potenze molto forti. Ed è diviso, faccio una breve introduzione sul Nepal, così sapete un po' che cultura c'è e cosa ho trovato quando sono andata là. Ha queste tre zone principali, dove in fondo si va dai 0 metri di altitudine a oltre 8000, perché c'è l'Everest, quindi la montagna più alta del mondo, e però sempre si pensa al Nepal dicendo sì, andiamo a fare trekking. No, c'è anche tutta una parte che è una specie di quasi giungla, poi faccio vedere un'immagine, quindi ha veramente tutte le zone, anche climatiche, e nella zona centrale ci sono queste colline e dove anche si trovano la maggior parte delle grandi città, tra cui la capitale, Kathmandu. In tutto ci sono 28 milioni di abitanti, e chiaramente tantissimi concentrati intorno alla capitale. È un paese tra i più poveri, soprattutto anche per le infrastrutture. Quindi dicevo prima che stavamo un po' lottando con la tecnologia qui per riuscire a proiettare. Poi in Nepal invece a gennaio ci sono 16 ore senza elettricità. Quindi non è che anche se non funziona il proiettore, proprio non funziona niente. Le vie di comunicazione sono rudimentali, non c'è un'autostrada, non ci sono treni. Ci sono degli spostamenti in aereo, oppure chiaramente un po' come noi le strade sterrate di una volta sono quelle che si trovano maggiormente. Le loro autostrade sono le nostre strade, diciamo, come le chiamate voi, comunali, no? Provinciali, ecco, dove però vanno quasi alla velocità dell'autostrada anche in curva, perché poi quello è dove si viaggia. E quindi tante cose sono veramente difficili anche nel promuovere il paese, oltre al fatto che ha subito una guerra civile molto lunga, quindi ha avuto un re che era l'incarnazione divina e quindi nessuno avrebbe detto niente contro il re. Poi i maoisti hanno praticamente come si dice, fatto un colpo di Stato, e da lì stanno lavorando sulla Costituzione. Dovrebbe essere una democrazia, però la Costituzione è arrivata da poco e chiaramente è un paese molto corrotto. Quindi tutte delle difficoltà appunto veramente grosse, e la maggior parte vive di agricoltura. Una fonte importante è il turismo, ma non c'è qualcosa che un'industria o una produzione veramente grossa che può portare un introito. E qui vediamo le tre zone di cui parlavo, quindi questa è una delle montagne dell'Himalaya, Machapuchure si chiama, e questa è la zona delle colline con vari campi. E ecco il sud, dove uno può anche andare appunto a cavalcare sugli elefanti, incontri rinoceronti, eccetera. Come religione, che è stata anche la religione, diciamo, di Stato fino a quando c'era il re, induista, però c'è un 15% comunque di buddismo, perché poi c'è una grandissima affluenza dal nord, dal Tibet, della cultura tibetana, e tutto il nord è molto imprintato sul buddismo,
però diciamo la maggior parte delle persone è di religione induista, con tutte le mille divinità che certe volte anche loro non sanno più quale è quale, perché andavo ai templi, chiedevo, ma questo che immagine di quale sarebbe? Ah, sai, non mi ricordo bene, perché sono talmente tanti che poi uno si trasforma quando diventa cattivo, c'ha un'altra forma, allora, insomma, è un pantheon di divinità. E questo è un tempio invece in Sasso. E le varie festività vengono veramente vissute ancora tantissimo, e quindi questo l'ho incontrato così in strada, quando ci sono le loro festività, che poi le varie religioni festeggiano insieme agli altri, quindi di fatto hanno tantissime feste, perché poi anche le scuole chiudono e quindi bisogna festeggiare di qui, quindi per esempio hanno 4 capodanni, perché ogni cultura ha il suo capodanno, quindi c'è l'anno nostro, poi c'è l'anno cinese e tibetano, poi c'è l'anno nepalese e poi c'è l'anno Nevari, che è una cultura di Kathmandu, e ogni cultura inizia l'anno in un altro momento, quindi ecco, per esempio, e vivono ancora moltissimo queste festività, anche quotidianamente le persone si recano ai templi a portare le offerte alle divinità, quindi è molto vissuta questa parte. Qui vedete una scena dove bruciano i corpi lungo il fiume, che è un fiume chiaramente che porta al Gange, per questo è sacro, e loro semplicemente, le spoglie vengono bruciate, non rimane nulla, e succede entro 2 giorni, quindi se uno si reca in questo tempio vede tutti i giorni la gente bruciare. La morte è molto più presente, proprio. Questa è una divinità vivente, è una ragazza che rappresenta la Kumari, che ancora oggi viene scelta prima del primo ciclo, anzi quando è piccola fino al primo ciclo, ed è come una divinità in terra, viene scelta con un certo criterio, con tutte delle, e ha dei compiti di appunto presenza, dove la gente viene e lei dà le benedizioni, eccetera. E questa è la parte invece buddista, quindi con gli stupa, ci sono alcuni dei monumenti più conosciuti e più antichi del mondo buddista, si trovano proprio in Nepal, perché poi purtroppo in Tibet sono state distrutte molte, e moltissime persone vivono oggi in Nepal, e questo per esempio è un monastero dove ancora vive tantissimo, che appunto anche i ragazzini più piccoli, alcuni vengono mandati in monastero per permettere loro un'educazione, e qui vedete i monaci tutti nella preghiera. In Nepal sembra strano, perché si conosce il nepalese, invece ci sono tra 60 e 80 lingue e etnie diverse. E quindi questa per esempio è l'etnia Nevari, questa sono i Taman delle montagne, un'altra etnia delle montagne, e qua vedete 4 ragazze vestite con 4 vestiti tradizionali di 4 etnie diverse, quindi c'è una grande diversità anche nelle lingue che sono da 3 origini diverse, quindi veramente non si capiscono tra di loro. C'è questa lingua nazionale che è il nepalese, però chi non la parla, chi non ha studiato, anche perché andare a scuola è un grosso privilegio, e spesso i bambini vanno a scuola ma per pochi anni, perché poi devono aiutare la famiglia a sopravvivere, quindi magari vanno fino in terza e poi iniziano a lavorare. E quindi chi non ha studiato spesso parla la sua lingua di casa, e sono lingue molto diverse. L'artigianato mi ha veramente impressionato molto, nel senso che mi sembrava di essere ai tempi del Medioevo,
qui dove nelle strade veramente c'è tantissimo artigianato di ogni tipo. Appunto, questo è in legno, scultura in legno, qui sta rappresentando la vita di Buddha, lavoro al tornio, e qui fanno seccare. Qui c'è è un monaco che dipinge tutto il monastero a mano. E in questo primo viaggio, quindi, ho viaggiato, ho visto tutte queste belle parti del Nepal, poi vi farò vedere l'altra parte, e avevo portato con me il violino. Mio padre ha detto, ma sì, portiamo il violino, non parliamo la lingua, così magari chissà. E infatti ho conosciuto dei musicisti e diciamo dalla prima sera dove uno di loro parlava, era stato in Italia, e mi fa, stasera c'è un concerto, vieni, vieni. Dico, sì, no, vieni a suonare. Dico, sì, ma cosa suoniamo? Io non so cosa suonate voi. Ma no, fa niente, vedrai che... ok. E allora hanno iniziato con Bella Ciao, che lui conosceva. Na, 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 na. Ho detto, sì, beh, fin qui ci arrivo. Adesso cosa arriverà? E allora, niente, quella sera... ho suonato per fortuna nella musica tradizionale asiatica, c'è sempre un bordone, quello come ai tempi del Medioevo appunto nella musica, c'è come una nota base che se proprio non sai cosa suonare fai quella, che non puoi sbagliare. D'accordo, perché... sì, ecco, quella lì se proprio non sapevo facevo quello. E poi all'inizio era così, un po' come nel jazz, che a un certo punto vedevo tutti che mi guardavano, allora capivo, adesso era il mio momento, improvvisare. Allora improvvisare e poi a un certo punto tu fai capire che ho finito e loro continuavano. Poi col tempo avevano questo modo di suonare delle musiche nepalesi e poi intercalare con le improvvisazioni dei vari strumenti. Quindi col tempo poi loro, perché da quel primo concerto, poi 2 giorni dopo ce n'era un altro e poi 5 giorni dopo ce n'era un altro, vieni, 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 piano piano ho imparato anche qualche melodia tradizionale nepalese e insomma questi hanno fatto una tournée, per esempio, che a un certo punto mio padre ha detto, ma scusa, saremmo venuti a viaggiare, non... E niente, poi abbiamo visitato altri luoghi, comunque si è creato un contatto e qui sono, ecco, 2 momenti. L'ultimo giorno mi hanno portato in studio a registrare e questo invece è quando loro poi l'estate successiva sono venuti in Svizzera per dei concerti. Qua siamo vicino a Lugano a fare un concerto. E da lì è nato appunto uno scambio, ma anche in campagna ci sono delle famiglie molto povere, soprattutto se non possiedono dei terreni. Questi per esempio è una famiglia con 3 bambini, un padre malato e non possiedono dei terreni, quindi sono praticamente schiavi di altri perché vanno a fare le giornate, ma sì, non riescono a cavarsela. E qua alcuni esempi dei bambini che si vede la malnutrizione. E chiaramente io, essendo maestra, ero interessata anche alle scuole, come sono le scuole, perché è chiaro, per loro è un privilegio andarci. D'altra parte, quando poi entri in un'aula, certe volte ti chiedi, ma è questo quello che si pensa che sia scuola? Perché le aule sono spoglie e i bambini praticamente ripetono quello che dice il maestro urlando in tanti casi, come, non so, magari dall'Africa si conosce, ma io non pensavo, ecco, di vederlo davanti ai miei occhi. Sono andata in alcune scuole a visitare e oltre al fatto che hanno tantissimo inglese che tanti bambini non capiscono, quindi copiano cose che non capiscono, ma tipo C-A-T, cat, e i bambini ripetono C-A-T, cat, più forte, C-A-T, cat.
Poi io ho chiesto, ma cos'è che è? Non lo sapevano. Quindi, che sarebbe il gatto in inglese. Quindi, appunto, fanno tantissime attività che magari chi è molto intelligente poi ci arriva anche, ma chi invece fa fatica continua a ripetere delle cose che non sa nemmeno di cosa si tratta. Al che mi sono chiesta, ma certo, andare a scuola è un privilegio, è qualcosa che ti può dare la possibilità poi più tardi di appunto intraprendere un mestiere che magari è pagato meglio, però io intorno vedo questo artigianato, questo legame con la terra, le feste, i rituali, la ricchezza della vostra cultura. Entro nelle scuole e non vedevo praticamente niente. I bambini, per loro scuola è stare seduti, avere dei libri, ripetere, copiare. Quindi se prima magari correvano nei campi e non imparavano a leggere e scrivere, ora stanno 6 ore seduti. Chiaro, dopo imparano qualcosa, però certe volte ti chiedi anche perché non esiste un curriculum per l'asilo. E quindi loro praticamente a 4 anni iniziano a fare il programma scolastico. Cioè a 4 anni iniziano con l'alfabeto, perché è meglio prima, che così imparano più in fretta. E tra i suoi amici poeti e ha trovato Ankuran, che sarebbe appunto il seme germogliante in nepalese. Per questo è stato scelto il nome, quando ancora non c'era un bambino o niente proprio. Anche perché, essendo io docente della scuola Waldorf, non nuoto nei soldi. In più, il maestro Galli, anche lui, voleva comunque essere remunerato per il suo lavoro e, insomma, io già se vado in Nepal non è che potevo anche prendere un salario. E allora, già da subito, ho chiesto agli amici di credere in questa cosa inesistente. Nel senso che ho scritto quali erano le idee e ho detto, guardate, per andarci e continuare ho bisogno di tot soldi. E così si è creata una rete di persone che, anche da quando non c'era nulla di concreto, avevano già dato un piccolo contributo, perché poi suddividevo, dicevo, se ho 5 da 100 e 2 da 500, così posso farcela. Ecco, per dire che qui veramente era ancora tutto molto nelle nuvole, era solo un'idea. E piano piano, parlando con diversi contatti giù, un amico mi ha detto, guarda, devi incontrare questo certo Krishna Gurung, che ha una fondazione che è molto simile a quello che volete fare voi. Infatti Krishna Gurung ha perso suo figlio Kevin Rohan all'età di 7 anni in un incidente domestico e ha fondato, adesso sono 4 anni e mezzo fa, una fondazione a nome del figlio. Krishna Gurung, nepalese, ha conosciuto l'antroposofia in India andando a studiare medicina antroposofica e aveva lavorato in un'altra realtà in Nepal di ispirazione steineriana. E quindi sono andata a visitarlo. Questo è suo figlio, che anche appunto lui ha anche dei parenti in America, eccetera, però ha proprio deciso di volersi dedicare al Nepal per poter creare un progetto a nome di suo figlio, che per lui valeva molto. Era l'unico figlio maschio, per una famiglia nepalese fondamentale. E questo è Krishna Gurung, con energia solare. Questa è una parabola con al centro la, come si dice, la padella per l'acqua o per il riso, insomma. Nel senso che è una fondazione ecologica dove lui aveva già iniziato diverse piccole attività. La primissima cosa che aveva fatto era una piccola clinica per il villaggio di sua origine, quindi lui è del villaggio,
per dare medicine e trattamenti gratuiti alla gente del villaggio. Adesso vedete alcune delle attività. Questo è l'orto biodinamico dietro alla casa. E qua invece è una zona remota dove viene fatto il corso di agricoltura biodinamica, perché due volte all'anno un certo Hans Mulder della Nuova Zelanda, che è un amico di Krishna Guru, si reca in Nepal e dà dei seminari, perché nel frattempo il Nepal, essendo molto montuoso, non ha ancora avuto un influsso così grosso come l'India di tutti i pesticidi e come si dice, transgenici, eccetera, perché non si può coltivare. Solo nel sud si può coltivare a grossa scala, invece nelle montagne è più difficile, però piano piano chiaramente tutti i contadini iniziano a usare chimici. E quindi lui si reca con questo signore della Nuova Zelanda a dare dei corsi ai contadini in varie zone del Nepal. Il suo di progetto vuole essere un esempio, ma poi vuole portare in altre zone. Questa è costruzione ecologica, includendo bottiglie di vetro, adesso da poco anche bottiglie di plastica. E il muro è fatto con l'argilla, una miscela di argilla, ci sono anche un po' di capelli umani perché tengono insieme, e sabbia, e mi sembra già tutto. Sì, la terra lì è molto più argillosa. E questo è qualcosa che poi ho portato alcuni esempi, le noci di sapone. Queste sono delle noci che all'esterno hanno una buccia che si può fare il sapone, e con l'interno un gruppo di donne fa i gioielli. Qui vedete le donne al lavoro. Questo è il cuoco che sta usando per cucinare si chiamano bio briquettes, cioè sono un insieme di carta riciclata, di segatura, acqua e letame. Al posto di usare legna da ardere, si possono usare questi da mettere nel fuoco. Oppure hanno anche un po' di biogas, non tantissimo, nel senso che con l'etame degli animali fanno il gas. E cercando appunto di implementare gli aspetti ecologici. E diciamo che quando io ho conosciuto Krishna, appunto, c'erano già queste diverse attività: una casa per volontari, le donne che facevano i gioielli, l'orto, e poi vicino a casa sua c'era questa casetta. Perché a un certo punto, parlando con lui, ho detto: io non sono nepalese, non so come funziona qui, abbiamo questo gruppo di persone che vorrebbe creare qualcosa, perché non collaboriamo? Anche perché ci siamo accorti che nel nostro gruppo, tutti giovani, con tanto entusiasmo, ma nessuno aveva la più pallida idea da dove iniziare, con tutte le leggi e registrarsi qui, e perché poi siamo andati da due avvocati diversi e ci hanno dato un'informazione completamente opposta, e al che, vabbè, insomma, lui in fondo aveva già registrato tutto, compreso Waldorf Inspired School. Perché nella sua fondazione lui voleva fare qualcosa di olistico, che comprendesse tutto, quindi ha messo sia quello che aveva già iniziato, ma anche quello che lui prevedeva in futuro di fare. E perciò c'era già tutto pronto praticamente. E lui ha detto sì, certo, perché no? E così chiaramente le cose sono andate molto più in fretta rispetto a un'altra situazione. Perché poi quando inizi a comprare qualcosa oppure affittare qualcosa, se lo fai a nome privato diventa difficile, invece c'era già la fondazione. E abbiamo detto, beh, iniziamo a affittare una casetta per fare un asilo.
Ecco, questa è la casetta che poi dopo si era mangiata tutta dai topi. Quando sono ritornata, che volevamo un po' sistemarla, ho detto ma qui è meglio buttare giù, perché se anche apriamo un po' per fare una finestra, un po' più di luce, viene giù tutto il muro. E quindi non so, o si compra il terreno, ma questi non volevano vendere. Quindi quella volta, quando sono andata in Nepal con l'idea di sistemare, aiutare, a vedere come fare, mi sono ritrovata a girare i pollici aspettando che questi fossero d'accordo a vendere il terreno. Poi, poco prima della mia partenza, hanno detto sì, perché dovevano chiedere lo zio, il nonno e il fratello, e insomma, hanno dato l'ok, ma bisogna dare un primo acconto e entro 2 mesi pagare tutto. E io ho detto, guardate che io non ho soldi, però posso metterci la volontà. Quella volta, quell'anno, quando tornai nella mia classe, che nel frattempo era in sesta, settima mi sembra, e poi ho mandato a tutti gli amici la mail dicendo comprate un metro quadro di terreno, costa tot, 120 a metro quadro, compreso il primo piano. 2 allieve della mia classe a gennaio mi hanno portato i soldi per un metro quadro, e anche molte altre persone, così a fine gennaio siamo riusciti a comprare il pezzo di terra che stava qua, cioè che sta ancora lì. E qua vedete, quando è stato comprato, la cosa buffa è che in Nepal non ci sono i soldi oltre ai 10 franchi o i 10 euro, nel senso che la carta, un po' come le lire ai tempi, vanno fino a 10 euro, quindi se devi fare un acquisto vieni con le valigie, se no non riesci a... E per questo hanno questi malloppi di soldi. E appunto ci sono sempre dei volontari che poi hanno iniziato con i locali a demolire la casetta che c'era prima. Ecco, poi nel gruppo c'erano alcune maestre e dicevano però adesso è da 3 anni che ne parliamo, finché questo sarà pronto ce ne vorrà, e dicevano in Nepal comunque tutti bla 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 ma poi non fanno niente, quindi cerchiamo di iniziare qualcosa. E c'era una coppia tedesca che aveva raccolto dei fondi e così siamo riusciti comunque a partire in un appartamento con un piccolo asilo, e questi sono i primi bimbi, con una maestra che abita al piano di sotto, che è la moglie del braccio destro di Krishna Guru, quindi del direttore o del fondatore del Kevin Rohan Foundation, che si sta rivelando una maestra veramente bravissima, anche se poi di pedagogia Waldorf non aveva mai sentito parlare, però ecco, è il cuore che... E quindi l'anno dopo, quando sono tornata, avevano già iniziato un po' le attività e ho iniziato a dare un po' di spunti con cosa si può, come si porta la pittura, insomma, le varie attività. Questo è un fornello tradizionale, qui c'è la nonna che aiuta, di modo che, perché poi io chiaramente conosco il nostro fornello, ma loro per giocare all'asilo ho detto fate le cose come siete abituati voi, quindi non è che dovete fare, e così abbiamo fatto il fornello nepalese. Qui il pane è un'altra grande questione, uno dice sì facciamo il pane, ma loro il pane nostro non lo conoscono, solo quello piatto, quindi di solito sanno questo e poi lo mangiano a pranzo. Il gioco libero, ecco, una cosa che veramente nelle altre scuole non è per niente conosciuto, anche perché di solito i pavimenti sono freddi, di cemento. E il posto per fare dei giochi non c'è in aula, sono in 40 o 30 schiacciati, e è una cosa molto... E infatti all'inizio i bambini hanno fatto molta fatica a giocare, e poi piano piano si abituano che è permesso.
Questo è uno dei primi disegni alla lavagna che ha fatto la maestra. Là c'è una lettera nepalese, chiaramente alfabeto completamente diverso, che io non conosco, parliamo inglese, e questo è l'aratro, ma non mi ricordo come si chiama la lettera. E questo è il terreno dove c'era la casetta prima, e piano piano nasceva la casa Ankuran. E tre anni fa è venuta la 11ª classe della scuola Waldorf di Origlio a fare un'uscita, e in questa occasione hanno costruito il parco giochi. Eccolo qua. Tutto con il bambù, perché anche il legno non è ecologico in Nepal. Il legno è stato usato troppo per bruciare, appunto, da legno da ardere, e quindi c'è una protezione delle foreste, mentre il bambù cresce molto in fretta, quindi è molto più rinnovabile. E così hanno usato questo materiale, ed è proprio di fronte, anche lì appunto sono quelle cose che io ero già là e ho detto, beh, sarebbe bello se la classe avesse qualcosa da iniziare e finire, però eravamo a 2 settimane prima che arrivasse la classe. E allora, ripensando, ma sì, potremmo fare un parco giochi. Ma dove? C'è questo terreno, magari possiamo affittare. Cioè, entro 2 settimane avevamo affittato il terreno, avevamo pensato come fare, avevamo trovato delle persone che potevano aiutarci a far vedere come si lavora il bambù. Ecco, certe volte le cose vanno molto in fretta, altre volte invece no. E così i bambini crescono. Dopo il primo anno di attività erano già in 50, e ecco, non era previsto, divisi in 3 gruppi, quindi un gruppo di preasilo, diciamo, un gruppo di asilo, e lì separano i più piccoli dai più grandi anche in asilo. Qui vedete la cera, il lavoro con la cera, e questo è all'interno del nuovo edificio. Fanno la preghiera del mattino e sono talmente concentrati che... Questa è una festa dove si vestono in modo tradizionale. E abbiamo, perché in fondo Krishna, perdendo suo figlio, aveva in mente in origine di fare una casa per i bambini, nel senso un orfanotrofio. E poi col tempo, anche cambiando le leggi, c'è stato molto abuso in Nepal degli orfanotrofi in passato. Con la guerra civile ci sono stati diversi bambini che sono stati dichiarati orfani, ma non erano orfani. E quindi le leggi sono diventate molto più severe, e poi un orfanotrofio comunque è una grande responsabilità. E così ho detto, ma non potremmo provare a iniziare con alcuni bambini a cercare delle famiglie che possono accoglierli? E così questo è uno dei primi bambini che è stato accolto da una famiglia che non ha un figlio maschio. E la madre litigava spesso con i suoceri. Da quando hanno il figlio maschio sono più felici. E questo è l'anno scorso, 70. Oggi. E queste le maestre e le assistenti. Di cui 2 hanno avuto la grande possibilità la primavera dell'anno scorso di partecipare al convegno internazionale delle maestre d'asilo a Dornach, in Svizzera. E eccole, sono loro 2, Kavita e Shil Kumari. E Shil Kumari è la moglie del flautista con il quale avevo suonato la prima volta.
e che tra l'altro poi da quello è nato un CD che, se qualcuno è interessato, l'idea di unire la cultura europea svizzera con il Nepal, quindi abbiamo cercato nei brani di portare un po' le due culture. Quest'estate adesso si presenta così la fondazione, nel senso che c'è tutto un nuovo terreno che è stato acquistato. In fondo vedete il nuovo ristorante, quindi c'è un ristorante, c'è uno spazio molto più ampio per l'agricoltura. Questo è il ristorante. Frequentato parecchio, anche perché ad esempio qui vedete che sono degli allievi. Adesso le scuole pubbliche vengono a fare le uscite, un po' come mi diceva Walter, vengono a fare le uscite giornaliere alla fondazione. Andiamo nel verde e passiamo una giornata, allora fanno il giro, vanno a vedere le diverse realtà e poi pranzano chiaramente al ristorante, cosa che prima non si poteva fare perché lo spazio era molto piccolo, e nel frattempo il ristorante è diventato veramente un introito importante malgrado tutto quello che è successo ad aprile, che è questo. Non so, penso che avete sentito, in aprile ci sono stati due grossi terremoti in Nepal e in questa casa sono morte due persone ed è proprio nel villaggio. Stranamente una casa abbastanza moderna, perché la maggior parte delle case che sono crollate sono queste. Questa si trova proprio dietro alla scuola, che chiaramente non hanno delle fondamenta molto solide, sono molto vecchie e questo è stato un colpo grossissimo per tutti. Nel villaggio stesso della scuola sono crollate intorno a 500 case e quindi ha cambiato completamente le attività, perché tra l'altro questa è la famiglia di una assistente dell'asilo che è in alto e questi sono, quella a destra, Sumi e Sohan, sono due bimbi dell'asilo. E quindi dei 70 che frequentano l'asilo, e da quest'anno c'è anche la prima, che dopo farò vedere, 20 hanno perso la loro casa. E per un mese e mezzo, la scuola è stata chiusa e tutto lo staff anche della scuola, quindi tutti i maestri, assistenti, eccetera, hanno lavorato nell'aiuto immediato, dando la possibilità di costruirsi una piccola casetta, dando l'acqua a più di 25.000 persone, perché c'erano dei villaggi vicini che avevano le tubature rotte, quindi non c'era più acqua, e mentre in questo villaggio c'è una fonte, quindi portavano l'acqua. E il generatore del ristorante è stato utilizzato per caricare i cellulari, per sentire i loro parenti in altre zone, perché chiaramente anche l'elettricità non c'era più. Quindi la fondazione si è dedicata in pieno all'aiuto dopo il terremoto. Qui infatti vedete un esempio di costruzione, di sistemazioni temporanee. Ecco, questi sono i due allievi di prima che adesso vivono in questa, e qua portano l'acqua con la cisterna. Quella a destra appunto è la maestra dell'asilo che avete visto prima, i nepalesi che fanno la fila. E ora vengono distribuite anche le coperte, sono stati fatti tre ambulatori in varie zone, diverse attività per sostenere
Tra l'altro abbiamo accolto una bambina che dal terremoto ha un padre paralizzato, perché lui, volendo salvare sua figlia, si è messo sopra la bambina e poi è crollato qualcosa sopra la schiena ed è rimasto paralizzato. E quindi hanno chiesto di poterla accogliere, abbiamo dei padrinati. E questa è la realtà di quest'anno, però poi loro chiaramente continuano e questa è un po' la mia funzione. Quando vado là osservo, sostengo, do delle idee, lavoro con le maestre, porto nuovi spunti, perché nel frattempo appunto è partita una prima classe di 9 allievi che chiaramente venendo dall'asilo ha ancora tante caratteristiche anche dell'asilo, però la maestra potendo venire in Svizzera ha visto anche una prima classe di Basilea e con quel poco che lei conosce comunque se la sta cavando molto bene. Qui ci sono i vari gruppi. Queste sono tutte le maestre, perché poi quando te ne vai è sempre una cosa molto commovente. E questa è la prima, quindi penso che vedete alcune similitudini a partire dal materiale, che è un po' assurdo usare la cera, i colori a cera della Stockmar in un paese dove quel pezzetto costa come, non so, i pasti per 10 giorni, però per intanto ci sono tante persone generose che quando vanno in Nepal gli chiedono ma cosa possiamo portare, e allora io dico materiale che laggiù non hanno, e così hanno iniziato con le lezioni di musica, che questo è il sarangi, appunto uno strumento tipico nepalese. Abbiamo fatto costruire 5 piccoli saranghi di modo che potessero iniziare. Poi vanno nell'orto e la vicina dice ma cosa fate ancora qui? Tutte lì. Perché appunto veramente la scuola non è andare a zappare. Però poi ha iniziato a parlare e allora abbiamo detto interessante, perché nei libri di testo per esempio c'è scritto i vicini di casa, tutto scritto chiaramente. Ho detto, beh, tu invitala che racconta la sua vita, perché nelle scuole del Nepal praticamente ci sono tantissimi argomenti interessanti, ma semplicemente sono scritti nel libro e poi però se vai fuori che c'è la vicina non gli parli, ma nel libro studi cos'è il vicino di casa, per esempio le regole del traffico, ci sono nei libri regole del traffico, se tu le applichi fuori morirai praticamente, perché cioè lì attraversare una strada, eppure nel libro sta scritto come è molto particolare. Quindi anche le maestre chiaramente si trovano a dover fare un po' da tramite tra qualcosa di innovativo e diverso che è legato più alla vita pratica, come appunto loro hanno visto che è quello che a loro è mancato durante tutto il loro percorso scolastico, e la realtà fuori, dove a 4 anni i bambini imparano a leggere e scrivere. Infatti il compromesso è stato che comunque hanno acquistato dei libri per far contenti i genitori, così almeno sembra che, e hanno detto già solo il fatto che viene a scuola col libro, poi quanto ne facciamo a loro non interessa molto, ma il fatto che ce l'ha. Uniforme scolastica, io ho detto ma no, cos'è questa? No, invece fa parte di andare a scuola, devi avere l'uniforme, perché solo da casa a scuola, così gli altri vedono che mio figlio va in quella scuola. E allora ecco, ci sono tutte delle cose che ormai io poi non conosco, ma ah sì, ecco, qui vedete l'uniforme scolastica. E il venerdì vanno nell'orto e vanno a visitare gli animali, vanno dal nonno che gli dà il biscotto. E questa è un'attività per fare tipo un po' come il burro, ghee,
davanti al parco giochi. E questa è una parte, mancano ancora alcuni, della famiglia Kevin Roanoke Memorial Foundation. Nel frattempo, in tutto questo insieme di gruppo di donne che fanno i gioielli, la guest house per i volontari, dove ci sono sempre tra 5 e 15 persone, costruzione ecologica, l'agricoltura, il ristorante, la scuola, sono 45 impiegati. Tra queste persone alcune anche che soffrono di lebbra, perché i genitori di Krishna, il fondatore, sono genitori che hanno sofferto di lebbra, e vicino ci sono, c'è un lebrosario, e quindi lui vuole dare anche lavoro a queste persone, perché non che non riescono a lavorare, ma lo stigma è molto forte ancora oggi, che sono comunque esclusi, perché si dice che sono sporchi, sono intoccabili. E Krishna, che conosce il villaggio, il suo ideale sarebbe dare lavoro a tutti, però insomma già 45 non è male, e così la cosa è cresciuta insieme, nel senso che appunto io con i miei amici, questo gruppo Ankuran, ci siamo uniti al suo progetto e piano piano è cresciuto, e ho messo la signora per finire. Grazie, e ecco, adesso potete fare un sacco di domande. Sai che tu hai scelto per educare, come hai fatto con la lingua? Loro parlavano inglese? Mm. Ah, parlavano sì. Inglese loro? Sì, le assistenti non tanto, perché... Infatti sì, cioè, adesso ogni tanto lavoriamo con traduzione, e abbiamo detto che comunque in futuro dovrebbero tutti parlare inglese, anche perché se poi vogliono crescere e diventare magari in un futuro maestre di classe, l'inglese è fondamentale. Però sì, non è sempre facile. Per questo che, ecco, io per esempio non posso insegnare in questa scuola, perché i bambini parlano tutti nepalese, io parlo pochissimo. Proprio capisco il basic. Ogni tanto è stata una difficoltà. Nel primo gruppo, proprio, che poi non tutti quelli del gruppo iniziale sono rimasti, perché poi si tratta anche di dare proprio il lavoro, oppure di stare un po' come amico che aiuta e sostiene. Lì parlavano tutti inglese, però non sempre. Ogni tanto lavoriamo con delle traduzioni. Come stai pensando a Gagli? Serata, questo primo appuntamento dei Comuni del Sole, in questa conferenza di questa sera. Allora, partiamo proprio, anzi, ripartiamo dalla presentazione del Comune del Sole, come nasce il tutto, come nasce l'idea, come poi arriva nel nostro territorio primordiale. Sì, l'idea nasce da un incontro con un gruppo di famiglie che vive in questo territorio, che esprime più che un disagio verso ciò che la società e la scuola offre, un desiderio che tutto quello che è nella tradizione, nella cultura di questo territorio, di questa popolazione, possa fluire dentro la realtà educativa, formativa dei bambini, dei loro figli e dei bambini che nel territorio riconoscono questa necessità. Quindi nasce questa idea di collocare il momento scolastico, dall'asilo alle prime classi, dentro una realtà di un'azienda agricola dove si sviluppi anche la trasformazione dei prodotti agricoli, dove ci siano le attività artigianali, dove i bambini possono essere, vivere, respirare un'aria di cose vere che trasformano la realtà e che nel rispetto della natura portano a compimento i processi tradizionali, naturali dell'essere umano, quello legato all'alimentazione, con tutto il percorso dalla semina nell'orto al cibo che si consuma in tavola, alla preparazione del pane, fino a tutti i lavori più raffinati di trasformazione di prodotti, come quello della
osteria, quello della lavorazione del cuoio, quello del ferro battuto. Come ha recepito il territorio questa idea? Io ho trovato una straordinaria rispondenza, numericamente forse non altissima, di questa ventina di famiglie, più alcuni adulti che anche non hanno figli ma che seguono questo percorso, una straordinaria rispondenza qualitativa di voler insieme costruire questa possibilità e condividere anche nella comprensione di quelle che sono le premesse pedagogiche, le premesse formative che stanno alla base di questo percorso, di questa ricerca. Dicevamo nei giorni scorsi in casa di insegnamento di preparazione, questo nostro intervento, non c'è scuola per i bambini se non c'è anche per i bambini. Questo è il punto fondamentale, cioè la domanda formativa, la domanda pedagogica, educativa dei bambini oggi chiede che i genitori si mettano in discussione e si interroghino sul loro stesso modo di vivere la socialità, la relazione con i figli, ma la relazione fra di loro. E quindi diciamo è nata insieme alla scuola per i bambini la scuola degli adulti, questa libera scuola degli adulti che si ritma in iniziative mensili ormai nel corso dell'anno su vari temi dove si approfondiscono le tematiche, gli approcci conoscitivi, sia sul piano teorico, sul piano pratico, artistico e con tutti i processi sociali legati a queste esperienze, e dove i genitori hanno modo di entrare dentro un processo di apprendimento che parte da premesse più legate a fenomeni esperienziali, a fenomeni di osservazione di quanto accade intorno a noi, a processi conoscitivi che mettono al centro l'essere umano e il suo rapporto con la realtà. Questa sera, nello specifico, abbiamo assistito, abbiamo ascoltato l'esperienza dell'associazione in Nepal, un commento su quella che è stata proprio questa serata, il racconto che ci ha portato in un mondo, si diceva poco fa, tanto diverso, ma che poi ripropone più o meno le stesse tematiche, le stesse problematiche. Sì, quello che mi ha colpito più di tutto è la naturalezza con cui questa giovane donna, che è nata nel 79, 37 anni, la naturalezza con cui ha presentato tutta una serie di eventi che hanno ciascuno di essi qualcosa di veramente straordinario, qualcosa di espressione straordinaria. La naturalezza, la semplicità con cui accompagna questo percorso che coniuga le stesse componenti, le stesse tematiche che noi affrontiamo qui, quindi il rapporto della nuove generazioni, ma della società con la propria tradizione, con la propria origine, con il patrimonio ricchissimo di esperienze agricole, esperienze artigianali che si va perdendo e che viene messo invece al centro di una nuova ricerca di identità che non guarda solo al passato ma guarda a una valorizzazione nel presente di tutto questo patrimonio, e questo è un qualcosa che ci accomuna, e questo intimamente connettere quella che è l'attività formativa pedagogica con le attività reali della vita quotidiana, dalla coltivazione alla cucina, alla trasformazione dei prodotti, all'artigianato. Questo mi sembra siano cose che risuonano qui e là in condizioni diverse, ed è interessante che diciamo, in questo incontro ci sia stata alla fine della presentazione quasi un attonito momento di silenzio, quasi a dire ma stiamo in fondo percorrendo la stessa strada a latitudini o a territori così lontani e diversi. Un appendice importante a questa serata, subito nella serata e nella giornata di domani, è proprio l'attività della scuola, no? Un momento chiamiamolo celebrativo, a un altro momento importante. Sì, domattina Deborah, tra l'altro, se lei nella sua esperienza scolastica ha insegnato l'inglese, l'inglese solo nelle classi medie, quindi mai nelle classi piccole, quindi sia tedesco e francese ai bambini della sua classe. E adesso si è cimentata con il preparare una mezza giornata di lavoro, di approccio alla lingua inglese per i bambini piccoli, con canti, ritmi e via dicendo,
anche in funzione del fatto che porterà questo stesso percorso in Nepal, da qualche mese a fare la formazione dei maestri del sole. E poi vedremo tutti questi quattro insieme, con genitori, con docenti, con persone interessate, in cui in pratica possiamo vedere come può vivere e suonare una lingua straniera in modo gioioso, comprensibile e che lascia una traccia permanente, perché le canzoni, i ritmi, le poesie che si imparano restano come elemento indimenticabile, per fare appello, i proverbi, quello che sono noi, cose fondamentali che ho imparato per la mia generazione e che sono rimaste nel tempo, sono quelle imparate da lontano, quelle che sono immutabili. E noi seguiremo anche la giornata, questa appendice ve la mostreremo in un altro video. Per il momento noi questo nostro appuntamento lo abbiamo qui con il maestro Alessandro Galli, con tutta la tematica che vi abbiamo mostrato, che vi abbiamo un po' riassunto e che ha dato il senso di questo nostro iniziare. Grazie maestro Alessandro. Grazie, grazie a voi. Finale a questi giorni qui in Val Vibrata, questo primo passaggio nella Scuola dei Colori del Sole a Tortoreto. Ho trovato una bellissima atmosfera di lavoro comune, appunto anche tra genitori, docenti, come questa mattina, anche ieri sera la conferenza, una bellissima atmosfera. E quando sono arrivata qui venerdì mattina presso la scuola proprio, mi sono detta, beh, se ci fosse un luogo, un desiderio per come trovare un luogo ideale per una scuola, direi che qui c'è proprio un paradiso, nel senso che la vista sulle colline, lo spazio aperto con i campi fuori, i gruppi che hanno spazi un po' divisi ma comunque insieme, lavorano insieme nelle attività sia pratiche, manuali, ma anche nello studio. Quindi trovo veramente una bellissima atmosfera, si sente anche l'entusiasmo dei genitori dietro a questa iniziativa, che so che non solo partecipano a questi corsi come questa mattina, ma proprio anche vanno nei campi a lavorare, quindi veramente complimenti. Merrily, 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 life is but a dream. Perfetto, adesso iniziamo da questo gruppo e... Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 gently down the stream.
Passando a commentare la giornata di oggi, la seconda giornata per quello che riguarda le attività, abbiamo visto i genitori protagonisti in questa particolarissima, almeno dal punto di vista di chi non conosce il metodo, lezione d'inglese. Sì, nel senso che appunto i bambini, soprattutto quando sono piccoli, chi poi cresce in due lingue, nel senso che a casa magari parla, il genitore parla una lingua e la madre un'altra, sa che i bambini quando sono piccoli imparano sentendo gli adulti, seguendo più la melodia all'inizio che non proprio il significato. E allora nella scuola steineriana proviamo che di iniziare presto con le lingue, possibilmente prima dei 9 anni, perché il bambino ancora imita moltissimo e quindi entra con più facilità a fare delle attività, che non è tanto prendo il libro e studio il vocabolo che devo imparare, ma nel girotondo, nel cantare, nelle filastrocche, sempre in movimento, di modo che il movimento mi indica, diciamo il gesto mi indica quello che sto facendo. Quindi se la canzone parla appunto, come si è visto, di un autobus, allora faccio le ruote e faccio i tergicristallo, eccetera. Il bambino si sente partecipe ad una specie di gioco, di ludico, anche se non capisce ogni parola, però piano piano, poi ripetendo, entra in questa lingua e non è neanche chiesto appunto di poter già sapere esattamente il significato di una singola parola, ma proprio più nello spirito della lingua. E questo per i bambini, chiaramente, quando si fa con delle attività di gioco, di girotondi, di storie, eccetera, viene apprezzato moltissimo. The mighty jungle, the lion sleeps tonight. Proiettiamoci per un attimo nel futuro, quali i prossimi passaggi, sempre qui a Tortoreto? Beh, questa è una prima esperienza, un primo incontro, adesso vediamo se ci sarà un seguito, dipenderà anche un po' dalle esigenze che la scuola al momento ha. So che appunto questa scuola per adulti ormai si è avviata a gonfie vele con 30 partecipanti quasi, e quindi vedremo, perché il maestro Alessandro Galli compone un po' il programma, vedremo quale sarà la mia figura, la mia parte di questo programma.